Andiamo a parlare di Galateo, andiamo a parlare di storia, andiamo a recuperare un appuntamento perduto per colpa della decadence di mercoledì con mercoledì con Lapo Mazzafontana, al quale diamo il benvenuto e al quale però cominciamo a chiedere. Lapo, buonasera. Oh, buonasera. Buonasera. Giusto per continuare a, insomma, con le peripezie delle scorse settimane, prima di entrare in tema, quale ascoltatrice ha deluso non portandole fuori questa settimana? Non rilascerò nessuna dichiarazione in tal senso. Senta, Lapo, perché fare io una citazione, però sì, se mi consente, no? Come avrebbe detto Silvio, che la canzone che è stata un po' la colonna sonora anche dell'anno scorso, che era la famosa I follow, che poi è diventata anche un po' la colonna sonora di un film che a tutti noi è piaciuto molto, che è La vita d'Elle, no? L'avete visto naturalmente, no? Sì, ma guarda, ho appena rivisto la versione in lingua originale doppiata in polacco stamattina, perché non volevo perdermi nessuna sottotitolata, vuoi dire? No, proprio doppiata. Ah, oibò, cioè doppiata in polacco con sottotitoli in francese. Esatto. Vabbè, e ti ha dato una notevole libidine, eh? Sì, cioè, caro il mio pescione che ha boccato. Certo. Cioè, nel senso che i gemiti erano in polacco. Certo. Ma ci ho detto, la cosa, appunto, la cito perché la signorina in realtà, voglio dire, praticamente ha bidonato me, perché una mia cara amica, un pochettino, come dire, che ha delle frequentazioni così internazionali, un po' tipo la Adele Xarkopoulos e la Lea Seydoux. Ma cosa stai dicendo? Lasciamolo finire. Le due attrici, no? Che voi sapete che, fra l'altro, che questo riguarda anche il Galateo, voi sapete che nel film La vita d'Adele, il regista molto bravo, Abdel Kechiche, parla, per esempio, fa vedere la differenza tra Emma e Adele di come stanno a tavola, no? Che stanno, non so se avete visto il film, stanno lì a mangiare gli spaghetti e li succhiazzano in maniera un pochettino brutale, no? Lapo, allora stai parlando di un film che dopo la prima ora e mezza è tutto un di più. Ma quindi ti stai adeguando a quella roba lì. Guardi, lei è decaduto come critico cinematografico. Io invoco, adesso telefoneremo a Valerio Caprara, che è il mio guru, il critico del Mattino di Napoli, e così abbiamo citato altre persone a caso. Scusate, io posso andare un attimo in bagno? Cioè, guarda, puoi andare dove ti pare. Vorrei, io adesso vado in bagno. Non so perché va in bagno, scusami, Diego, lì adesso che abbiamo parlato di Adele, che tu non conosca il film sulla bocca di tutti nell'ultimo mese. Ma che film è? È quello del regista francese, con lei con i capelli blu e quell'altra no. Ma non so di cosa state parlando. E sapete cosa vi dico? Me ne strafrego. Ma cribio Dio santo. Ma io devo portare Lapo, portare a casa una importante lezione di Galateo nella storia. Basta con queste baggianate. Lapo, entriamo in media. Lapo, basta imitarlo. Basta. Ma della lo basta. So, le citazioni, no, lo basta. So, le citazioni sono magnifiche. D'altra parte, no, è un'imitazione. Basta. La storia del cinema è fatta così. Sì. Cioè, è fatta a cazzo? Di continui Beh, no, in questo caso è il contrario. Ma insomma, loro mi spingono a continue citazioni. Ho torto collo. Ma passiamo al nostro Galateo della journée. Olè. Oggi, in realtà, mi sarebbe piaciuto parlarvi, e lo farò in realtà un'altra volta, di Lord Cadogan, che era un personaggio magnifico a proposito del Galateo, perché era uno che, come dice, direbbe il Facchini, pestava le famose merde un po' qua e un po' là. Ma invece, siccome ogni buon gentiluomo dovrebbe essere un grande esperto di whisky, che oggi salto di palo in frasca con grande scioltezza. No, vuol dire andare a capocchia. Andare a capocchia. Io oggi invece vi vorrei parlare, introducendo una futura serie sui grandi whisky e sui grandi spirits che devono bere i gentiluomini, vorrei parlarvi di Rob Roy. Voi sapete chi era Rob Roy McGregor? Uno che faceva jeans? No, quello era Roy Rogers. Ah, vabbè, siamo lì, erano cugini, sì, probabilmente. Sì. No, perché Roy Rogers era americano, un po' tipo Alberto Sordi. Invece Rob Roy, tra l'altro reso più famoso in Italia da un famoso film con Liam Neeson e Jessica Lange, magari, forse l'avete visto, un film degli anni 90, molto bello, ma era un famoso libro di Defoe, del Settecento, che aveva magnificato questo personaggio che era una specie di Robin Hood delle Highlands.
ok? Questo perché, appunto, come voi saprete, insomma, visto che Diegoli non sa che cos'è la vita del, forse non sa che il whisky viene dalle Highlands, naturalmente, ma insomma, e non solo, anche da altre zone della, le Orcadi, per esempio, della Scozia. Ci ho detto, Rob Roy era un personaggio magnifico, perché era capo del clan dei McGregor. Adesso vi dico la storia in due parole, molto divertente, molto romantica. Lui si sposa a 22 anni con questa ragazza molto carina, che si chiamava anche lei McGregor, però di Comar o Comar, e insomma si può lascia il fianco ad alcune interpretazioni, no? Che fosse un po' una comare. Sai cosa? Era già brutta di suo. Poi l'hai spiegata ed è diventata pessima. Ma lei Lapo, ma ha esagerato con lo champagne che continua a schiarirsi la gola? Col whisky, caro. Con whisky. Ho preso uno troppo secco, di quelli fetenti, col peat, cioè con la torba. Io preferisco quelli aranciati. Ci ho detto, Rob Roy si sposa con questa gran bella ragazza. Dopodiché va dal suo feudatario, il Duke of Montrose, interpretato fra l'altro nel film, non mi ricordo bene da chi, forse da John Hurt, ma sì. Insomma, avete presente quello di Alien, no? Quello che poi gli esce l'alieno dalla panza, ma insomma vabbè, va dal Duca di Montrose e si fa prestare 1000 sterline. Perché cosa gli servivano queste 1000 sterline? Gli servivano per ampliare la sua fattoria, no? Dopodiché, quando lui manda un emissario dal Duca di Montrose per ritirare 1000 sterline, l'emissario si dà, sparisce nelle Highlands, che come voi capirete sono un luogo abbastanza vasto. Sì, un luogo abbastanza vasto, e quindi la lezione che il furto non si addice al galateo è questa? In effetti no, è un pochettino più ampia di così, ma cioè, rivolendo. Ma lei tenga conto che andiamo avanti fino alle 6:30, eh? Il Diego gli è andato effettivamente in bagno. No, sto cercando una ringhiera, Lapo. Faccia un po' lei. Bene, ci ho detto, cosa succede? Che il duca di Montrose si incacchia leggermente per questo fatto che Rob Roy McGregor non gli restituisce questi quattrini, queste 1000 sterline. E cosa fa? Gli fa fuori il bestiame, la casa, gli scopicchia la moglie, insomma gliene fa una... Allora lui ovviamente si risente, Rob Roy McGregor, e diventa un bandito, cioè a un certo punto giura vendetta, e cosa fa? Si allea con l'acerrimo nemico del duca di Montrose, ovvero il Duke of Argyll, che era il feudatario più grande, acerrimo nemico appunto del duca di Montrose, con cui aveva un sonoro screzio di lunga data. Questo che cosa ci insegna? Dal punto di vista, oddio, c'è una conclusione. Cioè, tutto questo portava da qualche parte. Ci insegna parte? Qualcosa. Aspetta. Incredibile, cazzo. Incredibile. Ci insegna qualcosa. Innanzitutto, che è un po' come la famosa barzelletta di Proietti, quella che al Cavaliere Nero non gli devi, non so se aveva ricordato. No, ma non è importante. Non è importante. O la racconti o non la racconti. Quindi no. Vabbè, ma è un po' volgarina. Famoso. Però ci ho detto, non devi infastidire il duca di Argyll se sei nelle Highlands. Puoi andare a prenderti dei bei whisky, ma non devi andare a rompere le palle al Duke of Argyll, che è un personaggio molto importante tutt'oggi, ma soprattutto che agli scozzesi devi stare molto attento come ti rivolgi, perché sono abbastanza ovviamente così, presuntuosi, ma anche leggermente inclini a una certa violenza fisica, perché voi capite che insomma poi ci sono state varie battaglie per dirimere questo problema che era insorto per questi pidocchiosi 1000 pounds, naturalmente, che oggi sarebbero non più di 100.000 euro, per cui proprio due lire appunto. Però il galateo ci insegna che quando si è fra, come per esempio quando decidiamo, no, con Diegoli o col Facchini la riunione di redazione della giornata, noi appunto sorseggiamo un whisky. Ascolta, non provare a scaricare parte delle responsabilità delle cazzate che dici su di noi con delle presunte riunioni a base di whisky. Beh, io le spererei però che qualcuno portasse, voglio dire, qualcosa. È che lui le fa le riunioni a base di whisky da solo. No, lui credendo che ci siamo anche noi. Lui è whisky, lui parla con le bottiglie di whisky come fa Tom Hanks in Castaway con il pallone da volleyball. Sì. Hai capito? E li chiama per nome, Jack.
ovviamente il primo, perché lì eccetera, no, quello è un bourbon, devo correggerlo, caro, il famoso Jack Daniel è un americano. Allora sarà un bourbon, ma te va a cagare anche tu. Anzi, no, non è, scusa, ho detto una cagata, non è un bourbon, è un Tennessee whiskey, è un Tennessee whiskey, infatti. Allora, il Four Roses è un bourbon, vabbè, va bene, cosa facciamo? Rescindiamo il contratto, sì, con il Galateo in generale. Sì, credo che questa sia stata la tua ultima cazzata. Sì, ma guarda, è il tuo ultimo sproloquio, Lapo. Come direbbe Rassi, saluta gli ascoltatori. Mi grito perché, ma veramente. Allora, Lapo. Allora, dica, caro, dica. Quando le fa Bisio le imitazioni, sì. No, questo è Crozza, non è Bisio. O Crozza. Uno di loro due. O sei uno di loro due, oppure lascia stare. Senti, volevo dirti questa cosa. Ti lascio un attimo per dare un ultimo lungo malinconico sguardo ai tuoi ex ascoltatori. Lo stai dando? Che cosa stanno dicendo, caro? No, che niente, cosa... ti stanno guardando un po' così. No, è che se ne sono andate, no, stanno ascoltando Radio Maria in questo, sì, momento. Sì. Hanno scelto il rosario, sì. Certo. Pensa, una volta combattevi con l'Audi Radio per fare meglio di Rosario Fiorello. Adesso combatti con l'Audi Radio per fare meglio del rosario e basta. Ma cioè, considerato che Radio Maria è la radio più ascoltata del mondo, insomma, non sono in ottima compagnia, direi. Lapo, allora, Lapo, prima di salutarci, finalmente ho capito, quando dicevi la vida del, io capivo la vida del, e quindi non capivo di che cacchio stessi parlando. La vita di Adele in italiano, è uscito così il film. Mamma mia, allora prossimo appuntamento non di Galateo, ma Leçon de France. Ma va, che bello, che bello, interessante, su che radio? Non certo qui. Su Radio Maria. Radio Maria, certo. Arrivederci, Lapo. Arrivederci. Io arrivo con la parrucca. Sì, ciao, grazie. Com'è che non ci stupisce?